Ed eccoci a questo secondo aspetto che mi ha colpito, quello dell'estetica, la bellezza di una teoria. McEwan si domanda perché la teoria di Einstein e la teoria di Darwin siano state così rapidamente accettate dalla scienza. Molte teorie sono comparse, lui fa l'esempio, già da un po' di anni si cominciava, all'inizio del Settecento, quando fu scoperto il microscopio, c'erano le basi per accettare una teoria dell'esistenza di microbi, di microorganismi come fautori di malattie. Però quest'idea ha avuto bisogno di secoli per affermarsi, e molte altre teorie fanno veramente fatica ad affermarsi. Quella di Darwin, nonostante fosse una teoria difficile perché andava contro tutte le nostre opinioni del tempo relativamente all'esistenza di Dio e alla creazione delle specie e alla differenza fra le varie specie, non era una teoria intuitiva. Eppure ha avuto un successo abbastanza rapido, rapidissimo. Anche la teoria di Einstein, ancora più difficile, e quindi comprensibile solo all'interno di una ristretta cerchia di persone, ha avuto un rapido successo. E allora si dice però, si domanda McEwan, dice: secondo me non è possibile che siano state accettate perché erano delle buone teorie, o solo perché erano buone teorie. Si dice esattamente: non può essere spiegata, possono essere spiegate solo con la loro efficacia o veridicità. E a questo punto cita Wilson e dice: l'eleganza, possiamo addirittura dire la bellezza, di ogni singola generalizzazione scientifica viene valutata dalla sua semplicità in relazione al numero di fenomeni che può spiegare. Più avanti, parlando dell'equazione di Paul Dirac, che spiega lo spin dell'elettrone e predice l'esistenza dell'antimateria, questa formula sono andata a cercarla su Wikipedia, io non ho nessuna competenza in ambito fisico, però non la capisco minimamente, e questo qua dice: arditezza intellettuale e bellezza mostrafiato. Ecco che viene introdotto il concetto di bellezza in una teoria, bellezza in una spiegazione scientifica, in una formula addirittura. Questa è una cosa molto, molto interessante. Quindi la bellezza di queste cose. A un certo punto Einstein, più avanti, racconta che quando ha compreso alcuni degli aspetti della sua teoria è come mi fosse scattato qualcosa dentro, ero fuori di me per la gioia e l'eccitazione. E cos'è questo? Quindi è pensare che la scienza possa anche avere qualcosa che ha a che fare con la bellezza, eleganza. Non è tanto difficile questo concetto, non è tanto lontano da quello che uno può pensare. In effetti ci sono delle teorie, quella di Darwin per esempio, non posso parlare di quella di Einstein che non la conosco bene, ma ci sono delle spiegazioni scientifiche che sono chiare, sono semplici, non disperdono energia, vanno dritti alla fine. Io vorrei fare un parallelo con lo sport, una nuotata, una corsa, un camminare elegante. Cos'è? Quel gesto atletico che non ha nessuna sbavatura di carattere fisico, no? Il nuotatore che non fa degli spruzzi nell'acqua. Questa è l'eleganza nel gesto atletico. In una teoria scientifica l'eleganza è proprio la capacità di utilizzare meno energia possibile, meno parole a volte possibile. Ecco la formula, una formula elegante, esteticamente va. E non troppo spesso si giunge a questo. Io ricordo, per esempio, sono in parte dimenticato,
tutti i dettagli di un libro che ho letto molto tempo fa, dice anche Monod, Il caso e la necessità. Libro chiaramente molto, molto famoso, ma io mi ricordo quando l'ho letto che era di una chiarezza, di una sintesi, un librettino piccolino, di una precisione, e lo ricordo come un bel libro, come un bellissimo libro, perché ti spiega qualche cosa e lo fa con eleganza. Molti sono gli esempi di eleganti soluzioni nella scienza. Filosofi della scienza ne hanno parlato in modo ben più approfondito di quello di cui sto parlando io e anche di quello di McEwan. Ricordiamo che queste sono delle conferenze che ha tenuto, e in una conferenza chiaramente non può trovarsi un linguaggio da testo scritto, rielaborato, eccetera. Una conferenza, e quindi ha un linguaggio parlato, deve colpire la fantasia di chi sta ascoltando e deve stimolarlo ad approfondire i concetti in modo autonomo. Ecco, questa è l'eleganza della scienza, questa eleganza, questa bellezza. Per quanto riguarda poi l'aspetto dell'eleganza nella letteratura, beh, qui forse il discorso è più facile, insomma, sembra quasi più ovvio pensare che una bella opera d'arte, letteratura, ma non soltanto, sia facilmente intuibile. Però qualche dubbio può venire, secondo me. Io sto pensando alla pittura. Non è vero che un bel quadro è bello e basta, e piace perché è bello, se non è bello non piace. Ci sono dei quadri che vanno capiti, credo che il quadro vada anche compreso, e quindi conoscere, per esempio, cosa voleva dire l'autore del quadro, conoscere l'epoca storica all'interno del quale questo quadro è stato fatto, conoscere dettagli che sono al di fuori, diciamo, della semplice, pura, naif, no? Una visione tipo naif, così, troppo semplice, è importante per comprendere e anche, attenzione, avere una gioia di carattere estetico. Quindi, il risultato non è così semplice. Ne parla in questo libro anche di McEwan, ne parla. Ecco, ci sono anche altri spunti in questo libro, no? Che vi faccio vedere. Ci sono altri spunti che riguardano la scienza, la letteratura e il rapporto con la religione, che lascio alla vostra scoperta. Però consiglio vivamente questo librettino, perché è piccolo, sono 150 pagine circa, e sono però in un formato ridotto, non è un libro di quelli grandi. Buona lettura a tutti.